Nell'ultimo anno Carovigno ha registrato un incremento delle presenze turistiche, più 46% di turisti italiani e più 74% di stranieri rispetto al 2012. Ora occorrerà ampliare la stagione turistica profilando da un lato l'offerta verso nuovi mercati e dall'altro intercettando i flussi turistici dei dintorni, prevedendo azioni di promozione e collaborazione con le città turistiche a noi vicine. Lo ha affermato il candidato del centro-sinistra Massimo Lanzillotti, tornando a parlare in un comizio in piazza Anzegna. Ma l'attenzione è stata prevalentemente puntata su quanto fatto dall'amministrazione uscente, soprattutto sulla questione rifiuti e sulla raccolta differenziata, come ha descritto ai cittadini presenti e non solo l'ex vice sindaco Anna Maria Saponaro. Era il giugno del 2013 e la prima patata bollente, il bubone come lo chiamavamo, era la Carbigna e in particolare la gestione dei rifiuti della Carbigna. Voglio raccontarvi questa situazione sin dall'inizio e partire dal 2011, quando ancora non c'era l'amministrazione Mele. Nel dicembre del 2011 il Consiglio Comunale decideva con delibera numero 39 di trasformare la Carbigna da società per azione in società a responsabilità limitata. Se ne diminuiva il capitale sociale e soprattutto se ne andava a ridisegnare l'oggetto sociale. Ridisegnare un oggetto sociale significa ridisegnare i limiti entro cui una società può operare. Ciò che viene compreso nell'oggetto sociale sono le attività che quella società può svolgere. E nel ridisegnare questo oggetto sociale si è deciso che la Carbigna doveva solo ed unicamente fare attività strumentali, ossia attività svolte nei confronti a beneficio delle pubbliche amministrazioni, escludendo di fatto quelle che sono i servizi pubblici locali e quindi l'igiene urbana. Quindi già nel 2011 il Consiglio Comunale decideva che la Carbigna non si doveva più occupare dei servizi di igiene urbana, che e contestualmente, tant'è vero, si dava mandato al responsabile di servizio di preparare gli atti per fare una gara. Quindi già nel 2011 si pensava che il servizio di igiene urbana dovesse essere esternalizzato, cioè se ne doveva occupare una terza figura. Quindi non è l'amministrazione Mele che si è inventata questa cosa, no. Deriva da una normativa nazionale che è stata poi assorbita con delibera di consiglio. Oggi chi ci viene a proporre che la Carbigna dovrà tornare a occuparsi di igiene urbana mi sta raccontando una favola. È impossibile, non è possibile più. Nel frattempo sono intervenute altre normative, anche a livello regionale. Si è stabilito che la gestione di questi servizi deve avvenire all'interno dei cosiddetti ARO. ARO significa ambito di raccolta ottimale. 5 comuni si riuniscono nell'ARO, in particolare nel nostro caso abbiamo Carovigno, Ostuni, Fasano, Cisternino e San Vito. Siamo 5 comuni e dobbiamo avere un unico gestore. Si dovrà predisporre un piano industriale all'interno dell'ARO e questo dovrà essere posto come base per il bando di gara e quindi avere un unico gestore. Non esiste da nessuna parte che qualcuno possa reintegrare il servizio di igiene urbana all'interno della Carbigna. Non lo è perché non sarebbe legittimo farlo, perché esiste una normativa, esiste una legge e solo all'interno di una legge ti puoi muovere, non puoi andare oltre la legge. Quindi al nostro insegnamento ci siamo trovati con una Carbigna che svolgeva illegittimamente una funzione che non gli spettava più. Avevamo una gara che era stata bandita ma poi sospesa perché era entrata in vigore una legge regionale, la numero 24 del 20 agosto 2012. Potete documentarvi, è tutto scritto. Poi a questo bisogna aggiungere che noi appena insediati quindi dovevamo decidere che cosa fare, perché la Carbigna nelle condizioni in cui l'abbiamo trovata, 900.000 euro di debiti, non era nelle condizioni di poter continuare a svolgere un servizio. Soprattutto non era nelle condizioni di poter far corrispondere al costo che questa comunità sosteneva ad un beneficio. Noi sostenevamo un costo per la raccolta differenziata, quando la raccolta differenziata era pari al 12%. Noi oggi
siamo riusciti, muovendoci secondo legge, siamo riusciti a portare questa percentuale negli ultimi, solo negli ultimi tre mesi del 2014, quando siamo riusciti a, ad avviare la raccolta differenziata con, con l'organico, siamo riusciti a portarla al 45%. E saremmo andati anche oltre se avessimo trovato gli impianti di compostaggio che raccoglievano tutto ciò che noi gli portavamo, perché noi siamo dovuti andare alla ricerca di impianti di compostaggio, perché in Puglia non c'è più, non ci sono impianti con capacità tale da assorbire ciò che noi raccogliamo. Insomma, situazione rifiuti, situazione Carbinia, argomenti scottanti, ma che paiono essere chiari nella mente dei rappresentanti dell'amministrazione uscente, come per l'ex sindaco Mimmo Mele. È stato chiarito, sono stati agliti alcuni aspetti di campagna elettorale, che è chiaro che ognuno sale sul palco e dice quello che vuole. I fatti sono che amministrare si amministra con degli atti. Gli atti sono alla portata di tutti e credo che in 19 mesi abbiamo fatto tanti atti trasparenti, talmente trasparenti, che questa amministrazione, quella amministrazione Mele, è stata la svolta veramente di questa città. Lo stanno dimostrando il candidato sindaco in prima persona e lo stanno dimostrando chi è stato in giunta con me. Naturalmente mercoledì, domani, dopodomani, giovedì toccherà a me dire la mia su quelle che sono le proposte politiche che vengono dagli altri fronti. Ritengo che c'è una sola proposta politica piena di contenuto, ritengo che ci sia un'amministrazione passata che ha dato inizio alla svolta prima delle mie dimissioni. Sono state delle dimissioni sofferte, ma come ho detto già il 28 di febbraio in conferenza stampa, sono state dimissioni che dovevano garantire ancora di più con atti la trasparenza e la legalità.